Benvenuti al mio nuovo video e oggi voglio fare un video di riflessione, un po' chiacchiericcio insieme a voi perché ho voglia di esprimere un mio parere, un mio giudizio, come al solito insomma, su questa diciamo idolatria che circonda le youtuber. Io parlo sempre al femminile perché sapete che più o meno seguo quelle che seguo, insomma, guardo video ogni tanto, più che altro appunto di ragazze, quindi mi viene di dire le youtuber, ma in generale riguarda insomma gli youtuber e il mondo di YouTube. E io seguo canali più che altro, ecco, beauty, legati comunque al mondo della moda, cose così, insomma, cose un po' frivole. Ma più che altro quei pochi video che guardo, li guardo magari per passare il tempo, per tenermi aggiornata, che ne so, su qualcosa che mi può piacere, se no comunque seguo anche appunto video di disegno, altri tipi di video. Però in generale, diciamo, io mi riferisco al mondo beauty, che è quello un pochino più frivolo, diciamo. E a me una cosa che veramente fa... non arrabbiare, perché non ci si può arrabbiare per dei video di YouTube, ma mi fa riflettere, ecco sì, forse riflettere, è vedere sotto ai video di queste ragazze tutti questi commenti di ragazzine che sembrano che non possono vivere senza questa youtuber, che sembra essere la loro vita, che sembra che se non esce ogni giorno il suo video loro non possono stare, insomma sembra che veramente, cioè, questi youtuber siano la causa prima della loro esistenza, e tutte che chiedono il cuoricino, perché io già mi immagino che queste ragazzine, quando ricevono il cuoricino da questa youtuber, vadano a dirlo a tutte le loro amiche, postano lo screenshot della pagina con il cuoricino vicino al loro commento e hanno svoltato la giornata. Ecco, a me questa cosa sinceramente fa un po' pensare, nel senso che, allora, sì, si possono guardare appunto questi video per passatempo, per magari, ecco, tenersi aggiornati sulle delle novità di questo mondo che può piacere. Però, ma siamo davvero sicuri che queste youtuber meritano tutta questa considerazione da parte nostra? Mi spiego meglio. Allora, io ovviamente non mi riferisco a chi, che ne so, è makeup artist, ha comunque dei titoli per parlare di certi argomenti, come possono essere, che ne so, la nutrizione, l'alimentazione, lo sport, no? Queste, per carità, anche le makeup artist le lascio da parte. Io parlo di ragazze come me che fanno video per passione, per passatempo, per condividere le proprie idee, le proprie opinioni, le proprie passioni su internet, ma che non hanno una competenza specifica riconosciuta in quel campo, e quindi appunto questi video vanno presi per quello che sono, non come una verità assoluta che se osi dire qualcosa contro quella youtuber o osi contraddire ciò che la youtuber in questione dice, ti arrivano orde di ragazzine impazzite che ti minacciano, ti scrivono le peggio cose. No, cioè, e praticamente a me è sorto un pensiero, nel senso che secondo me si crea un meccanismo mentale per cui siamo portati a far coincidere il fatto di avere magari soldi, il fatto quindi di poterli spendere e espandere come se non ci fosse un domani, e di farlo anche vedere nei video, il fatto di avere ecco appunto tanti prodotti, tanti trucchi, di ricevere tantissimi prodotti anche gratis dalle aziende,
equivalga in un certo senso ad avere potere. Quindi secondo me questo modo di fare, di comportarsi delle youtuber che ostentano la loro ricchezza, ostentano i loro acquisti costosi, che mostrano continuamente appunto le cose che ricevono, ma perché comunque sono anche pagate per farlo, che ci fanno vedere le loro mega collezioni di trucchi e tutto, insomma, noi lo associamo al potere e quindi al fatto che comunque, ecco, avendo potere possano dirci cosa fare. Io trovo allucinante tutto ciò, nel senso che sono ragazze normalissime, senza anche in molti casi particolari abilità, se non il sapersi appunto vendere e saper vendere i prodotti, ma che assolutamente non bisogna seguire alla lettera quello che ci dicono. Sono ragazze normalissime. Io anche quando vedo tutte queste ragazzine che chiedono ma dove hai preso questa maglia, ma vogliono vestirsi anche come le youtuber, ma perché? Cioè, ma non riuscite a pensare da soli a come vestirvi, a come truccarvi, a decidere da soli anche quali prodotti prendere? Cioè, non necessariamente dovete seguire quello che vi dicono. Secondo me anche questa autoproclamazione, autocelebrazione come influencer, utilizzando proprio la parola influencer, ha un certo effetto. Cioè, influencer secondo me equivale a una ragazza o un ragazzo, insomma comunque una persona che non si sa come è riuscita ad attrarre centinaia di migliaia di persone che la seguono, che pendono dalle sue labbra, che controllano ogni cosa che lei dice, ogni cosa che lei fa, che compra, e che quindi sfrutta tutte queste persone come se fossero delle pecore per diventare sempre più ricca. Per me l'influencer è questa, e si atteggia a esperta barra esperto di tante materie in cui effettivamente occorrerebbe avere anche una preparazione di un certo tipo, però si atteggia appunto a esperta come che non fa altro invece che recitare magari cose che gli sono state scritte, ordinate comunque dall'azienda che sta promuovendo, e che quindi sfrutta tutti questi seguaci, illudendoli anche con il suo modo di fare, come se ci fosse appunto una relazione di amicizia, di attaccamento comunque sentimentale, no? Nei confronti di queste persone, ma che è una cosa assurda, perché se ci pensate, come fate a sentirvi legati emozionalmente, sentimentalmente a gente che vi scrive semplicemente dei commenti sotto i video? Quindi, cioè, è un modo di fare abbastanza scontato che è legato solo al fare pubblicità e al diventare comunque sempre più noti. E io, per esempio, no? Sono partita anche dalla considerazione di questo ultimo prodotto che spopola sul web, che è la palette iconica. Allora, io non è che abbia seguito chissà cosa, però ho capito più o meno che hanno chiaramente chiamato un tot di youtuber barra influencer che hanno collaborato a creare appunto questa palette. Quindi, se noi andiamo praticamente a sommare i seguaci su YouTube, su Instagram di questi youtuber, arriviamo forse a milioni di persone, no? Quindi questa società che ha fatto la palette iconica, questo brand, quanti soldi ha risparmiato, secondo me, rispetto a fare, diciamo, una pubblicità
classica, no? Su, che ne so, la televisione, su il web stesso, come spot, o sui social in generale, no? Sulla stampa, per dire. Piuttosto che far promuovere questa palette da solo queste persone, cioè, ha risparmiato tantissimo e ha raggiunto, secondo me, anche un numero di possibili acquirenti molto maggiore rispetto alla pubblicità tradizionale. Quindi è ovvio che queste persone attirano, però sta a noi capire quanto seguire queste persone e se vale la pena pendere così tanto dalle loro labbra. Perché all'inizio, come tutti gli youtuber, iniziano in modo normale, come tutti, facendo video spontanei, video anche un po' magari con errori, con comunque video normali. Adesso sembra che ogni video deve essere uno spot pubblicitario, sembra che ogni video deve essere perfetto, con tutte queste luci, tutte queste attrezzature tecnologiche, come se fosse un set fotografico, un set cinematografico sempre installato dentro casa. Quindi è ovvio che a questi livelli quello che dicono deve essere pesato, perché non è tutto vero quello che ci dicono. Quindi io rimango allibita da tutta questa idolatria e dal fatto che, secondo me, questo porta a svalutare molto la voglia di impegnarsi, che ne so, a studiare, a faticare comunque per studiare, per riuscire a crearsi appunto una carriera, a realizzarsi, no, nella vita. Perché sembra tutto molto molto semplice a guardare queste persone che riescono ad ottenere veramente molto più di chi si impegna, si laurea, magari trova anche un lavoro sottopagato e fatica tantissimo nella vita. Loro in pochi anni, anche 2-3 anni, guadagnano tantissimi soldi, ce lo fanno vedere tutti i giorni e ci fanno sentire veramente inutili, non lo so. A me sinceramente questa cosa non piace assolutamente. L'atteggiamento che hanno queste persone a me non piace, perché sono sempre più false, e mi auguro che presto anche tutte queste ragazzine che le seguono lo capiscano, che sono solamente sfruttate, utilizzate per rendere comunque le youtuber sempre più ricche, fondamentalmente è questo, e che la smettano di considerarle esempi da seguire, perché di esempi da seguire ce ne sono molti altri. Io, per esempio, non considero migliore di me chi ha più soldi, chi compra ogni giorno cose lussuose, cose costose, o chi ha 20 palette più di me, ha 100 rossetti più di me. Per me queste persone non valgono più di me, non sono migliori di me. Io considero molto più valida una persona che ha quanto me o anche meno, ma che ha viaggiato tanto e che può quindi parlarmi di tante cose che ha imparato in questi viaggi, che mi può far conoscere tante realtà diverse da quelle in cui io vivo. Cioè, secondo me queste sono persone veramente ricche, che ti danno qualcosa che ti fa crescere, o magari mi piace parlare con chi ha letto, magari, che ne so, tantissimo di un argomento e riesce quindi a spiegarmi tante cose.
che io non conosco e mi fa incuriosire, mi fa magari venire voglia anche a me di leggere di questo argomento. Ecco, secondo me queste persone sono veramente più ricche di me in questo senso, perché mi danno qualcosa. Ma chi spende inutilmente soldi per comprare cose che non... che alla fine non ti riempiono l'esistenza, non è migliore di me. E infatti, fateci caso, più o meno queste youtuber alla fine conducono una vita veramente abbastanza triste. Tant'è che io sotto ad un ultimo video che ho visto, un video haul lussuoso, considerando i video appunto che vedo di questa youtuber che conduce una vita veramente tipo la mia, ho scritto: ma poi queste cose, cioè, che ci fa? Ci va dal parrucchiere a mettere l'extension, con la borsa lussuosa e il bracciale lussuoso ci va a fare la ricostruzione alle unghie, oppure va al supermercato a fare la spesa? Perché sono queste le cose che essenzialmente risultano dai suoi video che fa. Quindi nel momento in cui fa un vlog e ci fa vedere queste cose, vuol dire che, e non fa vedere altro o poco più, tante cose non è che succedono nella sua vita. Quindi non lo so, secondo me è tanto fumo e pochissimo arrosto. Ho seguito un po' anche questa vicenda dell'articolo 13, di questo rischio che corre YouTube di chiudere. Io non è che auguro la fine di YouTube, perché comunque a tutti noi piace cercare video che ci possano non solo far svagare, ma anche informare, perché esistono su YouTube anche video che ci informano su cose, non solo cose frivole. Quindi io non mi auguro la fine di YouTube assolutamente, ma mi auguro una restrizione su ciò che si può far vedere. Questo sì, perché allora vorrei vedere quante di queste youtuber, nel momento in cui non possono, magari, che ne so, far vedere marche, far vedere prodotti, far vedere appunto tutte queste cose, e magari devono invece far vedere quello che sanno fare, qualche loro abilità, che ne so, il disegno, la cucina, qualcosa insomma del genere. Voglio vedere quante riuscirebbero a reinventarsi e a far vedere veramente qualcosa, perché sinceramente grandi abilità da molti di questi youtuber io non le vedo. Quindi la mia domanda è questa: secondo voi questo modo di fare, di autodefinirsi influencer, di mostrare, spendere, ci porta inconsciamente ad associare tutto questo all'idea che queste persone abbiano potere, che poi in realtà non ce l'hanno secondo me? Comunque, la mia domanda è questa: fatemi sapere cosa ne pensate, se condividete anche voi le mie idee. Noi quindi ci vediamo al prossimo video. Vi ricordo che sotto trovate tutti i link per tutti i social, soprattutto Instagram, e al prossimo video. Se non vi siete iscritti, iscrivetevi, tanto è gratis. Magari io non spenderò tantissimi soldi, non comprerò tantissime cose, però ogni tanto magari qualche video un po' più artistico, o ecco, video chiacchiericci un po' così, in cui ho voglia di dirvi qualcosa, ve li propongo e magari vi possono interessare. Comunque fatemi sapere e al prossimo video. Ciao.